Questa, trovata sotto una pietra, è una sazzauga. Non so il termine italiano, molti la confondono con la liscinerba, che però non ha le zampe così grandi ed è più lunga e sottile e molto più debole. Questa è forte, anche prendendola in mano si sente che ha molta forza. Riesce a liberarsi dalla presa infilando la coda e in pratica facendo un nodo. Strano che non si sia ancora svegliata. Dromia Benzas, ah no, mezzo sotterrata. C'ho paura di mettergli una pietra sopra adesso. Non vorrei, vabbè, non la schiaccerei in ogni caso, però meglio lasciarla così, poi si sveglierà prima del tempo magari. Ciao.